Credo che quest'anno abbiamo condotto una campagna per la cultura, per il teatro, per lo spettacolo, particolarmente attiva in questi mesi estivi. Abbiamo coperto sostanzialmente tutti i quartieri della città, tutti i luoghi del cuore della città. Il centro storico, dove attualmente è ancora in corso il festival promosso dalla famiglia Natella, in memoria di Peppe Natella, il Teatro dei Barbuti per intenderci. Abbiamo curato gli aspetti relativi agli altri luoghi urbani, come per esempio la Piazza della Concordia, dove si è tenuto il festival promosso da Tortora, l'iniziativa promossa da Tortora. Abbiamo tenuto due grandi concerti di Mengoni e Vasco Rossi nello stadio Arechi. Abbiamo curato altresì un'iniziativa sulla Piazza della Libertà con la Warner Bros. Quindi il centro, nelle colline, c'è stato il bel Festival delle Colline, insomma c'è stata una dislocazione di eventi che ha abbracciato sostanzialmente tutta la città. Ora continuiamo con questa iniziativa che si è andata in qualche modo storicizzando nel corso del tempo con il Teatro della Rosella, che vede la presenza attivissima del Consorzio Città Teatrale con Ugo Piastrella e la famiglia Esposito che ha curato la possibilità che questo teatro qui questa mattina fosse attivo e presente costantemente nell'arco del tempo per i nostri concittadini. Quindi abbiamo, credo, prodotto un'offerta soddisfacente per tutta la città, abbiamo promosso iniziative di qualità e con questa continuiamo questa nostra presenza nei territori cittadini fatta di cultura, di amicizia, di prossimità, che credo che sia assolutamente indispensabile per la tenuta anche sociale del corpo urbano. Siamo soddisfatti e speriamo che i risultati che abbiamo ottenuto quest'anno, anche dal punto di vista del turismo, che sono importantissimi, possano essere un ulteriore passo in avanti per un progetto più generale per gli anni a venire di una consolidata azione culturale dell'amministrazione. Ci accingiamo a studiare per le luci d'artista, che sarà un altro momento cult della nostra città.